è nato da un'idea di Gippo per portare a questo evento un badge, un dispositivo elettronico simile a quanto si fa già in altri campi internazionali. Innanzitutto, ad esempio, negli altri camp internazionali spesso si fanno appunto questi badge. Si pensi ad esempio a Sha, che l'anno scorso hanno fatto un badge con display ink, poi mettono, ne so, qualche microcontrollore. Essenzialmente sono delle board di sviluppo, sono delle board di sviluppo molto carine. Abbiamo pensato anche noi quindi di fare un badge per questo evento. Poi Gippo vi spiegherà i dettagli. Essenzialmente l'idea è stata quella di usare come base di partenza, siccome è complicato produrre anche dell'hardware da zero e siccome le operazioni di nostalgia sono sempre molto simpatiche e divertenti, l'idea è stata quella di usare come base di partenza, come hardware, un Nokia 3310. La base di partenza è un Nokia 3310 che è stato poi successivamente, che poi vedrete anche delle foto, è stato praticamente, gli abbiamo tolto la scheda sistematicamente, la motherboard originale, ed è stata sostituita con, ci siamo? Ed è stata sostituita con una nostra scheda sviluppata da noi. E questa scheda sviluppata da noi, appunto, ha una CPU differente rispetto all'hardware originale, anzi, le CPU sono differenti perché sono due CPU. C'è una CPU che gestisce la parte WiFi, cosa che non era disponibile nel Nokia originale, che è un ESP32, e una CPU aggiuntiva che è un STM32. Ok, ci siamo. Sì, ci siamo, non sono riuscito a caricare non sono riuscito a caricare le immagini. Penso che questa sarà la prima e ultima esperienza con OpenSUSE. Va bene, comunque. Sì, come giustamente introduceva Davide, l'idea era appunto quella di creare qualcosa di originale, nuovo, in più fare anche un prodotto che sia finito, quindi con un suo bel case di plastica, bello robusto, che possa sopravvivere a un camp, e quindi ovviamente l'hardware più robusto mai esistito, è il 3310. Abbiamo fatto una ricerca su Google e quindi abbiamo scelto il 3310 anche per motivi appunto di passione, di nostalgia. Allora, parlando un po' dell'hardware, questa è un po' l'architettura di come è stato realizzato il tutto. Questo è il primo sketchino che abbiamo fatto quando ci siamo incontrati. Praticamente abbiamo l'ESP32, che è quello lì in alto, che all'inizio doveva essere collegato a un modulo LoRa. Volevamo creare una piccola rete LoRa interna al camp, però per tutta una serie di motivi non siamo riusciti a gestire questa tecnologia e non avevamo tempo appunto fisico di metterci a imparare e a imbastire tutta la rete sul camp. Quindi, se voi aprite il vostro badge all'interno sulla scheda, avete trovato uno spazio per un modulo RFM95W che, se volete, potete installare e avere il badge con il LoRa, che è collegato via SPI all'ESP32. L'ESP32 è questo cipino molto simpatico che è uscito l'anno scorso. Ha una CPU dual core da 240 MHz, su un'architettura un po' particolare, Nextensa Tensilica. Non ha AMPU, quindi non si può girare Linux al momento, però ha una bella potenza e funziona molto bene. E abbiamo in più usato un chip che è uscito un mese, magari 2 mesi fa, che in realtà contiene al suo interno, in un packet molto piccolo, un ESP32, la memoria flash, un RAM aggiuntiva e tutti i componenti necessari per funzionare. Quindi il quarzo e i vari condensatori per funzionare il CPU praticamente da solo. Quindi anche la progettazione elettronica è stata molto facilitata su un package da 7x7 mm, avete tutta questa roba qua ed è fighissimo, mentre i moduli room per esempio sono grandi, boh, un centimetro per due. Questo è collegato via seriale all'STM32 che è appena lì sotto.
L'S32 gestisce anche l'LCD, quindi VSPI viene controllato l'LCD anche perché quel più è il processore potente, quindi non aveva problemi a gestire anche la parte grafica. STM32 invece fa un po' il BIOS, la parte un po' più fisica, la gestione fisica del badge, quindi è collegato al connettore micro USB, potete riprogrammare, cioè una porta seriale con cui potete comunicare con il badge e potete programmarlo con l'IDE di Arduino, che è semplicissimo. Il power management è collegato all'STM32, quindi sappiamo tutta la batteria. Gestisce la tastiera, il pulsante del power, l'altoparlante, i LED, il motore della vibrazione e in più sotto avete un piccolo connettorino che potete usare per espandere, quindi un paio di ingressi e uscite, eccetera. Può essere programmato anche per fare la tastiera, quindi potete, se siete white hat, usarlo come password manager, per esempio, oppure come rubber ducky, quindi inviare delle macro da tastiera per scaricare cose, fare Windows run, CMD e scaricare i vostri Trojan. Cosa c'è da dire? Poi avete tutti quanti i link alle varie informazioni per programmare questi device. Un'altra cosa carina è che abbiamo implementato la libreria RTTL, per chi si ricorda Nokia, cioè quando ti scaricavi le suonerie non le scaricavi ma le copiavi a mano e erano proprio delle stringhe di testo, quindi sull'Arduino c'è un interpreter RTTL e le suonerie sono state dampate dalla flash di un 3310 originale, quindi è abbastanza fedele. Incluse le immagini, quindi tutte quante le BMP che vedete sono state scaricate da un telefono originale. Tempo fa avevo realizzato un progetto per un concorso in cui avevo sempre usato un 3310 e gli facevo fare da multimetro. Quindi gran parte del lavoro del dimensionamento del PCB, del piazzamento dei pad, dei posti dove vanno messi i cerchietti che vedete sulla superficie per fare contatto con i tasti, era un lavoro che avevo già fatto circa 4 anni fa. Quindi c'era solo da prendere questa base e svilupparci sopra qualcosa di più fico. Questo è lo stencil, vabbè, non va scendo troppo nel dettaglio. I pulsanti sono molto semplici. Il bello del Nokia è che la parte di plastica trasparente che c'è sopra fa da display e tiene tutti quanti i pulsanti che sono delle coppettine di metallo che quando mette il pulsante fanno clic e vanno a fare cortocircuito, diciamo, fra i due pad concentrici che vedete sulla superficie. Quindi un bel risparmio hardware perché basta mettere delle piazzole su PCB e abbiamo dei pulsanti gratis. In più ho trovato fortunatamente ancora in produzione il pulsante dell'alimentazione, che è un pulsante molto standard e viene usato tantissimo in elettronica, quindi tempo fa si diceva che se vuoi progettare una linea guida per tutti quanti gli elettronici, cioè se vuoi progettare un circuito elettronico e vuoi essere sicuro di avere il rifornimento di componenti, vai a vedere cosa usa Nokia o vai a vedere cosa usa qualcuno di grosso, perché sai che comunque quei componenti vengono fatti in milioni. E fortunatamente è stato questo il caso, anche se ci sono arrivato per puro caso perché cercavo su AliExpress un pulsante simile a quello. Poi ho trovato i pulsantini su AliExpress che erano identici, perfetti, me li sono fatti mandare a casa. Riguardando bene nell'annuncio ho trovato anche il codice, sembra che questi pulsanti siano prodotti da Panasonic e sono ancora un prodotto perfettamente vivo e siamo tutti contenti. Ho trovato questa bellissima antenna mentre stavo facendo un po' di ricerche per scegliere appunto l'antenna. È da Moboard e anche su consiglio dei field engineer della Pressif, che sono quelli che producono il chip, era di prendere un'antenna metallica da PCB che costa 50 centesimi, rischia a farla e lì funzionava. In realtà cercando ero incuriosito da questo design che lo troviamo, c'è lì il link, sì. Della Texas Instruments rilascia tutta una serie di antenna design per il loro chip. Ovviamente essendo antenna 2,4 posso usarli anche per sistemi da concorrenza e ho trovato un'implementazione di Fabio Altieri, che sembra che sia italiano ma argentino? Ah, vabbè.
Ma mi sembra che sia in italiano. Vabbè, comunque ho trovato un'implementazione per Eagle, che è il software che si usa per il software CAD che si usa per, i PC, per realizzare i PCB. E l'ho inclusa e funziona molto meglio della demo board originale della reference board dell'Expressive. Quindi sono stato molto contento. In più può essere anche timmata, vedete lì in fondo ci sono delle tacchette, potete tagliare un po' il PCB per ottimizzarla ancora meglio. Nella prima versione c'erano un paio di errori, quindi ho invertito i cavi dell'USB, ma fa niente perché abbiamo fatto una seconda versione. E cos'altro c'è da dire? Nell'ultima versione c'è stato un solo errore hardware, che è praticamente un problema di programmazione della macchina pick and place, perché adesso le foto purtroppo non si caricano, però questi PCB che voi avete al collo, sono andato lunedì a Belluno da una persona da un amico di Davide Riccardo, che ci ha gentilmente concesso la sua pick and place personale, e praticamente abbiamo montato fisicamente 150 pezzi di PCB. E questo cosa significa? Prendere il PCB vergine senza componenti, usare lo stencil che vedete sopra, questo qui, con una lamina d'acciaio con tanti buchetti, e ci si mette una pasta di stagno che non è altro che una crema con dentro tantissime piccole palline di stagno, sfette. Si tira con una spatola, si deposita sul PCB, si mette dentro al pick and place, che è la macchina che appunto pick and place, che va programmata, vanno cliccate le rolle, ci ho messo una giornata solo per programmarla perché gira sotto DOS. E questa macchina prende ogni singolo componente, lo mette dove deve andare, successivamente si prendono i PCB e si mettono in forno come una torta. Lo stagno si scioglie e i componenti si saldano. Anche qui, essendo un processo molto manuale, molto variabile, ci sono stati parecchi errori, quindi di 120 PCB prodotti ne funzionavano 78. Gli altri si possono fissare tranquillamente, però ci vuole un po' più di tempo e pazienza manuale. E per la parte hardware ho finito. Se volete dire qualcosa, ok. E la parte software invece è stata appunto realizzata. Lascia pure attaccato. Anzi, ti prendo possesso della macchina, così se ovviamente poi si riprende l'output video. No, a quanto pare i driver grafici non funzionano così bene come dicono. Strano, sorprendente, aggiungo. Siamo tutti molto convinti appunto di OpenSUSE. E com'è? Ok, la parte software, adesso vi mostro anche un paio di slide che danno un po' l'idea. Ah, qua, wow, basta solo fare logout. Ok, vabbè, coerente. La parte software, allora la parte software appunto è stata realizzata principalmente da me e Riccardo, poi ovviamente ci sono stati altri contributi, abbiamo avuto un supporto alle animazioni che ci ha implementato Carlo Maragno, e poi ovviamente c'è tanto materiale open source all'interno, nel senso che è impossibile scrivere una cosa così da zero senza usare delle librerie già pronte. E che librerie abbiamo usato? Abbiamo usato delle librerie per la parte di gestione del display. Abbiamo usato una libreria per la parte MQTT, poi vi spiegherò anche meglio nei dettagli. E abbiamo usato, abbiamo usato una libreria per la parte MQTT, una per la parte del display, poi abbiamo usato, che altre librerie, fammi pensare, e il set di base di librerie dell'ESP. Allora, vediamo se si apre LibreOffice intanto, che qua è un mattone. Arriva. Sì. Ok. F5. Ok. E veniamo un po' al dunque. Allora, innanzitutto, per chi fosse interessato a compilare il firmware, perché come stavo dicendo, il badge
appunto serviva, l'idea era di mostrare il nome di chi ha il badge durante l'evento e implementare un sistema di broadcast di messaggi. Però ovviamente il camp dura quello che dura, uno vorrebbe portarsi qualcosa che può riusare, come è stato per tutti i badge in altri eventi. Appunto, l'idea è che comunque è un'ottima board di sviluppo, perché di fatto, se pensate alle board di sviluppo per l'ESP, spesso sono delle cose che si possono mettere sulla breadboard, però oltre ad avere il cipettino e eventualmente una USB per programmarle, non hanno nulla di più. Quindi di fatto questo vi metto a disposizione per chi avesse il badge, una board con display LCD e dei tasti con cui si possono fare delle cose carine. Quindi se si volesse compilare il firmware o modificarlo o fare un firmware nuovo, il primo punto di partenza per chi fosse interessato è appunto caricarsi la toolchain per l'ESP32. La toolchain per l'ESP32 è fatta da due componenti. Il primo è la componente che è un GCC per l'architettura Istensa, che è un'architettura prodotta dal punto di vista concettuale da Tensilica, che poi viene messa sul sito appunto da Espressif, che produce tutto il resto dell'hardware. E oltre alla toolchain, che è GCC, vi serve anche la toolchain, che è l'ESP-EDF. E l'ESP, a differenza, è possibile programmarlo usando l'IDE di Arduino. Quello che abbiamo fatto noi è stato quello di usare la toolchain ufficiale as is. E mette a disposizione, a differenza di altri prodotti, un tree già pronto con una serie di tool che si occupano delle varie fasi di sviluppo. Quello che abbiamo fatto è stato creare a un certo punto lo scheletro, il progetto, e polarlo con i nostri file sorgente. Una persona poi con questa toolchain può dare direttamente adesso vi mostro anche come, se vi clonate il repo, qua mi manca. Fa in bianco, vabbè, questo è GitHub, e se vi clonate il repo da GitHub e potete appunto dare direttamente make sulla root del progetto, una volta che avete settato le variabili d'ambiente, c'è anche un README che spiega meglio nel dettaglio, o anche andando a vedere la documentazione di Espressif, potete dare make e a questo punto potete compilare la versione modificata del firmware. Come dicevamo, oltre all'ESP32 c'è anche un STM32. L'STM32 si occupa di entrare in modalità bootloader, che permette appunto di caricare il nuovo firmware. Per entrare in modalità bootloader dovrete usare il tasto asterisco. Per chi invece fosse comunque curioso di vedere cos'era il badge, anche non avendo l'hardware, anche per il test interno nostro, avevamo iniziato facendo tutto tramite un emulatore su Linux. Essenzialmente quasi tutti i file sorgenti compilano anche su Linux, e quindi è possibile testare l'intero software eseguendolo appunto come binario su Linux. Per compilarlo vi servirà essenzialmente libsdl, CMake e GCC. Quindi potete creare la directory per fare il build dell'emulatore e dare con CMake per configurare il progetto, e poi si può fare a make normalissimo. E adesso magari entriamo un po' più nei dettagli, giusto che per chi fosse interessato, del firmware. Se qualcuno ha domande potete anche chiedere nel frattempo. Un secondo, dovrebbe aprirsi il browser, così vi mostro un po' com'è strutturato il progetto su GitHub. GitHub IHC Camp. Ok, ci siamo. Un attimo. Ok, allora questo è il GitHub, appunto. GitHub è il gruppo, il team del DHC. Qua appunto abbiamo il progetto. Verranno caricati prossimamente anche gli altri file di progetto, perché è tutto l'hardware open source fino in fondo. E questa è appunto la parte di firmware. Appunto, come dicevo, su Linux è disponibile, per Linux è disponibile un emulatore fatto con SDL. Non c'è molto in realtà da vedere qui, essenzialmente quello che fa è tirare su una finestra con libsdl e renderizzare il contenuto dello schermo.
il resto, quello che è interessante, magari per chi volesse estendere il firmware, perché essenzialmente il firmware è stato pensato per essere estensibile, si può vedere da qua. Main è il main dell'ASP32 e qua ci sono tutte le app. Essenzialmente l'idea è che chiunque può aggiungere una propria applicazione con cui, che ne so, può fare giochetti aggiuntivi o può fare un'applicazione per fare. Ad esempio, una cosa molto carina è poter fare, tra virgolette, carina. ASP32 ha delle ottime librerie e snippet di codice per fare the out via wifi. Se volete farvi, ad esempio, un'app per fare the out via wifi degli altre persone connesse, basta essenzialmente andare sulla parte di shell e nella shell la parte apps, e qui potete essenzialmente aggiungere le vostre applicazioni. Tutte le grafiche sono in formato XBM, è un formato piuttosto vetusto usato da X11. Essenzialmente le immagini sono sia delle immagini, ma sono anche dei sorgenti C, con cui quindi essenzialmente basta salvarle come immagini monocromatiche con GIMP, e a questo punto l'unica cosa che rimane da fare è includerle. Noi appunto abbiamo apps list, basta aggiungere qua l'applicazione nuova, che so, l'applicazione The Out App con la sua bellissima icona e una entry qui. Inoltre abbiamo fatto, c'è un header da modificare con la lista degli entry point, ma questo è abbastanza secondario, serve più che altro per non far lamentare il compilatore, che è app entry points, e qua essenzialmente ci sono tutte le varie funzioni main delle varie app. E le app sono gestite in modo molto semplice in realtà, e ogni applicazione appunto ha questo main, e vi mostrerò ad esempio l'applicazione interprete BrainFuck. L'interprete BrainFuck essenzialmente ha un suo main qui sotto, e quello che fa, non si scorre magari, ok, sì, scusate, avete ragione, si vede, ok, qua più su, mi sa che sono, eccolo qua, questa funziona, sì. Essenzialmente ogni applicazione ha un suo main. L'applicazione non è. Abbiamo usato un approccio molto bloccante, vecchio, molto old school, in cui fin tanto che sei dentro una certa funzione, il task, perché c'è FreeRTOS sotto, il task della UI è bloccato e permette solo di visualizzare quell'applicazione. E l'idea è che essenzialmente ci sono una serie di funzioni che si chiamano UI underscore qualcosa, con cui è possibile visualizzare delle interazioni utente. Abbiamo anche sono anche delle funzioni appunto tipo hvcontext get keycode che bloccano la funzione e attendono ad esempio che venga premuto un tasto. In questo modo si rimane bloccati all'interno della funzione, qui c'è anche un ciclo così non si esce, e permette di elaborare continuamente la pressione di nuovi tasti, e quindi fin tanto che si segue questo codice qui, si è dentro l'applicazione. E magari uso anche altri esempi. Un altro esempio molto semplice è, che ne so, Settings è un esempio davvero semplice di come sono fatte le applicazioni. Essenzialmente abbiamo sempre questa struttura con il main, abbiamo queste funzioni UI show menu. Permette appunto di usare un menu con più scelte e di chiedere, ad esempio, in questo caso è per la funzionalità proprio di badge vero e proprio, in cui si chiede il nome alla persona. Sì, una cosa carina dell'ASP32 è appunto che ha a disposizione una flash interna, e quindi essenzialmente l'ASP ha anche questo SDK, una serie di funzionalità che mettono a disposizione una serie di env. Questo env permette di salvare delle coppie chiave valore, e una di queste coppie chiave valore appunto è quella col nome della persona. E vediamo un po' cosa c'è. Ah sì, stavo dicendo
che abbiamo appunto il fatto che ogni applicazione riceve un app context e questo app context incapsula genericamente i dettagli del sistema operativo, quindi una persona non deve preoccuparsi quando sviluppa un'app se sta sviluppando sull'hardware reale o per l'emulatore, perché è tutto nascosto all'interno di questa struttura che mette a disposizione un po' di altri handle comodi con l'hardware. E i messaggi, il badge supportava anche appunto un sistema di messaggistica in ricezione verso un numero di telefono e anche la visualizzazione di messaggi di broadcast. La parte di messaggi molto semplice, abbiamo usato ASP.MQTT, che è una libreria per il protocollo MQTT, che è un protocollo stile publish and subscribe, quindi ogni telefono faceva essenzialmente subscribe su due topic. Il primo topic era il topic IHC/bcast, su cui venivano fatti gli annunci di broadcast, e il secondo topic a cui faceva subscribe era il proprio numero di telefono. Il numero di telefono era calcolato in modo molto molto semplice, facendo essenzialmente l'hash di un seriale e prendendo alcuni byte da esso. E vediamo un po', era su main. Il mostro che implementa questa parte qua è il main, appunto è quello specifico per S32, e main, eccolo. Essenzialmente, qua, questa parte è un po' la parte un po' più grossa, in realtà un po' più mostruosa. Qua ci sono un po' di dettagli di configurazione di vario tipo, tra cui ad esempio la Wi-Fi. E quindi qua c'è la seriale, l'inizializzazione del phone number e appunto usavamo la parte MQTT. Vuoi aggiungere tu qualcosa su MQTT magari? Fondamentalmente la parte, cioè il main contiene tutto il codice che non doveva leakare nella parte di emulatore, quindi all'interno del main chiamiamo delle funzioni specifiche dell'ESP, come ad esempio quelle di logging, oppure c'è tutta la parte di lancio di task, perché praticamente il FireTask che si usa dentro l'SPDF permette, in realtà è un sistema operativo real time che permette di avere più task concorrenti, quindi fondamentalmente la parte di UI girava tutta in una task che era bloccante e quindi gestivamo tutta questa cosa, però ad esempio i key press venivano gestiti in background da un task che leggeva la seriale usando una praticissima funzione che ti dà l'SPIDF, che fondamentalmente ti fa automaticamente il riconoscimento di un pattern, per cui tutti i nostri comandi finivano per più e l'SPIDF ti fa avvenire un evento nel momento in cui vede più, quindi tu sapevi che avevi un nuovo messaggio, lo consumavi e mettevi il key press nella coda dei key press. Le funzioni, quelle che vanno a leggere i key press, in realtà non leggono direttamente la seriale, ma scodano da questa coda. In questo modo è possibile, abbiamo potuto implementare, oltre alle funzioni bloccanti della lettura della seriale, anche delle funzioni non bloccanti, quindi voi potete avere una funzione che dice guarda se è premuto un tasto, entra un timeout, altrimenti passa oltre, e questo vi permette di implementare cose come Snake, che è stato implementato da un altro ragazzo che conoscevo, che si è preso bene per il badge e ha detto voglio fare Snake, giustamente, perché è la prima cosa che devi fare. E qui stessa cosa per la parte di MQTT, che è gestita nativamente dalla libreria in un task in background, quindi sostanzialmente voi ovunque eravate nella UI, nel momento in cui arrivava un messaggio faceva pipi e ve lo trovavate nell'app dei messaggi. La parte di MQTT non è abbastanza basilare, appunto fa subscribe a quei topic. L'idea poi è estensibile anche facendo messaging, diciamo, tra persone, potendo fare publish su quei topic. E dopo, cos'altro c'è? Sì, fondamentalmente quello che diceva Davide, che è stato pensato per essere esteso, si vede anche nella parte di, ad esempio, in UI.h, dove se voi volete farvi la vostra applicazione,
ci sono una serie di primitive che abbiamo fornito che servono fondamentalmente a disegnare un rettangolo, scrivere del testo sullo schermo, e per cui fondamentalmente avete la parte di basso livello smazzata e a voi basta semplicemente dire disegna una BMP qua, cioè un XBM qua, oppure metti un rettangolo e cose del genere. E c'è una parte, volendo sull'hardware supporta anche il Bluetooth, che per adesso non è stato utilizzato in nessun modo, però è estensibile anche quello. Un'idea che era venuta a me, che probabilmente farò dopo il camp, era fare un controller MIDI Bluetooth, per cui poter controllare degli strumenti musicali usando il Nokia 3310, che non è male. E poi cos'altro c'è da dire? Ah, sì. Allora, qui c'è una storia divertente. A un certo punto, allora, noi abbiamo fatto tutto lo sviluppo a casa, tutti eravamo tutti belli, contenti e ingenui, perché si è sempre un po' ingenui nella vita. La nostra ingenuità è stata quella di dire se funziona quel wifi a casa, vuoi che non funzioni nel camp? Nonché arrivo qui, mi accordo con PHCW, gli chiedo, mi sai dire qual è l'SSID? La password non c'è, ok, configuriamolo. Il problema è che appunto io faccio vedo, cambio questi parametri, lo riprogrammo, lo accendo, vedo che mi dice che si stava connettendo, ok, dico morta lì, tutto bene. Il problema è che non abbiamo considerato il fatto che non tutti gli apparati di rete si comportano allo stesso modo, rispondono allo stesso modo. Per qualche motivo molto misterioso che non abbiamo ancora tuttora capito, gli apparati che sono in giro per questo camp danno un DHCP che non gli piace troppo. Potrebbe essere anche probabilmente un loro bug, però era stato abbastanza bloccante. Allora, nel totale panico, giovedì notte, infatti esatto, la consegna è slittata a venerdì mattina. L'idea è era di inutile consegnare. che cerchi di giustificarti. No, racconta perché cosa abbiamo fatto. Poi abbiamo fatto lo schifo perché a volte bisogna abbracciare lo schifo perché sennò si è travolti dallo schifo. Allora abbiamo deciso di abbracciare lo schifo nel modo più ignorante e vergognoso possibile. Abbiamo detto quanto è grande il range di IP che è a nostra disposizione. E il buon PHCW ha messo a disposizione una barra 22. Abbiamo detto ok, abbiamo una barra 22. Quanti PC ci saranno disponibili? Vuoi mettere che magari se tiriamo un po' a caso con gli IP riusciamo comunque a vivere felici? Ed effettivamente è stato così. Non so di gente che si è lamentata per la rete che è morta male per colpa nostra. Quindi quello che abbiamo fatto, vediamo se riesco a trovarlo, cos'è dentro main, Sì, in fondo. in fondo. Abbiamo fatto questa cosa bellissima e vergognosissima. Non so se il commento viva la merda sopra, forse devi rippare quello. Aspetta, eccola qua, questa parte davvero vergognosa. No, non abbiamo messo il commento. No, probabilmente il commento del Ah, commit, no, viva la era, merda. esatto, il commento del commit era viva la merda. Il commit è viva la merda è proprio questa. Essenzialmente, mentre eravamo stanchi, quindi potete anche immaginare con quale facilità è possibile gestire queste cose, abbiamo proprio tirato fuori a caso l'IP e inizialmente non avevamo neanche idea di come trovarlo a caso, avevamo anche avuto problemi di inizializzazione del random seed, quindi una certa versione del firmware continuava a tirare fuori lo stesso IP a caso. All'inizio avevano cercato di fare l'IP come intero e poi printarlo, salvo che poi, ciao, siamo solo l'Endianess, e ci venivano gli IP al contrario. Quindi appunto abbiamo optato per la cosa più vergognosa, era forgiare proprio la stringa dell'IP e convertirla. Cioè, Esatto. ricordo che questo è stato fatto giovedì notte, intanto giovedì notte stava progredendo verso le 2 del mattino. Salvo che poi abbiamo fatto questa cosa, allora chiamo un badge, ok, abbiamo l'IP, perfetto, mi ha dato l'IP casuale, fantastico. Riavvio e mi ha dato lo stesso IP. Aspetta, non abbiamo chiamato Serand. Sì, anche lì è stato divertente. Perché anche lì è stato divertente, ammettiamo la nostra ignoranza, abbiamo detto ok, va inizializzato, lo potremmo usare come seed che è univoco per ogni device, abbiamo detto vabbè, prendiamo i byte del MAC address e da quelli buttiamoli dentro il seed. Solo che non ha mai funzionato come approccio perché crashava misteriosamente.
temiamo che fosse il fatto che noi stessimo cercando di leggere il MAC address prima di inizializzare la parte di rete. Quindi alla fine in realtà c'era una bellissima funzione, c'è anche un hardware random generator, abbiamo usato quello e abbiamo vissuto abbastanza felici da quel punto di vista. E volevo chiedere, qualcuno ha avuto problemi di rete? No, perfetto. Direi sì, che sì, non è colpa nostra. Non chiaro. È assolutamente nostra responsabilità. E che altro raccontare di questo badge? In realtà abbiamo mostrato un po' tutto. E sì, l'ultima cosa che non abbiamo raccontato è stato come sono state reperite le risorse. Le immagini grafiche appunto sono state... Lui ci ha fornito un bellissimo pacchettino che probabilmente c'è la storia di come dietro di come venivano moddati in passato i 3310 e abbiamo trovato una bellissima utility vintage. No, in realtà era dentro il pacchettino. C'era questa bellissima utility vintage per Windows 2000 tipo che girava benissimo su Wine e con quella abbiamo estratto appunto tutte le risorse una a una. Compresi i font, per cui i font che sono usati nel badge sono i font originali Nokia. Sì, ecco, cioè, le ultime due storie divertenti, allora c'è un interprete Brainfuck, come dicevo. L'interprete Brainfuck nostro ha la bellissima originalità di usare come carattere le parentesi tonde. Perché le parentesi tonde non le quadre come il Brainfuck originale? Banalmente perché chi ha fatto la parte di font, Riccardo, fa guarda, ci sono dei buchi nel font tra cui mancano le parentesi quadre, questo me l'ha fatto giorni e giorni fa, e fa, vabbè, ma chi vuoi che usi le parentesi quadre? E invece... mettiamo dei graziosi rettangolini e nessuno se ne accorgerà. Infatti abbiamo fatto l'interprete Brainfuck e inizialmente visualizzava dei bellissimi rettangolini al posto delle parentesi, rendendolo inutilizzabile. E altra cosa divertente dell'interprete Brainfuck è insicuro by design. Noi infatti speravamo che qualcuno usasse questa cosa per esploitare il device. E nel device abbiamo fatto un'altra cosa. Abbiamo fatto un'ultima cosa abbastanza divertente. Ovviamente il firmware che avete visto qui su GitHub non è esattamente il firmware che avete sul device, perché mai fidarsi di quello che vi danno già compilato. Infatti il nostro firmware ha delle funzionalità aggiuntive che sono principalmente easter eggs, che se sono pubbliche su GitHub non sono più easter eggs. E tra questi easter eggs c'è qualcosa di divertente che potrebbe essere stato exploitato, che era una funzioncina che permette appunto di riscuotere dell'alcol da bere. Nessuno mi ha contattato. Mi hanno contattato per alcune easter eggs che alcuni hanno apprezzato, però nessuno ha ancora trovato il modo per ottenere dell'alcol gratis col proprio Nokia. Ok, se ci sono domande... Sì. Due domande e mezza. Le risorse aggiuntive, come per esempio l'immagine del film originale Nokia con i tool, eccetera, saranno disponibili sempre sul GitHub. Ti dico anche le altre domande, già che sto. Il binario del film originale che avete messo adesso sarà anche esso disponibile su GitHub. E ultima domanda, il codice dell'STM32 non l'ho trovato, ho visto male o non l'ho trovato? Rispondo tutte e tre io. Abbiamo violato qualsiasi legge sul copyright facendo questa cosa, quindi vabbè. È un device vecchio di 20 anni, non penso che ci sarà qualche conseguenza legale, spero che... Fino a poche ore prima del rilascio in realtà la schermata in Italia con l'animazione diceva ancora Nokia, poi ho detto magari cambiamola. No, noi abbiamo anche pensato in realtà per fare un legale, secondo me qualche persona esperta ci boccia subito, ed è che ovviamente sai, questo possiede un Nokia da cui hai estratto le risorse, certo. Esatto, dal suo interno, e noi abbiamo semplicemente facilitato per chi non fosse tecnicamente capace di estrarre le risorse. Diciamo che è un fair use. Esatto, hai la licenza avendo il distruttivo. Per rispondere alla tua domanda esattamente, l'ho pubblicato sul mio blog, però su articolo quello di 4 anni fa, c'è il pacchettino con un firmware del Nokia e il tool per estrarre tutte quante le risorse. Il firmware dell'STM32 non è sul Git per quello del privato e verrà
traslato su GitHub ASP. E, ma... Come? Il binario. È abbastanza semplice. Se invece volete compilarvelo, volete quello a pubblico, ve lo diamo noi, perché sennò togliamo il divertimento degli easter eggs che continuano a essere. Sì, anche senza andare troppo sul diventare matti a exploitare il brainfuck, c'è un comando del bootloader che ti fa scaricare il firmware, purtroppo. E vabbè, è lì. Sì, poi buona fortuna di compilarlo. Sì. Rispondo anche a un'altra FAQ che mi è stata chiesta diverse volte, ovvero dove avete trovato tutti questi telefoni. E sì, sono telefoni originali, sì, sono telefoni usati, tranne le cover sono nuove e non originali purtroppo. Praticamente sono andato a cercare su AliExpress, su un po' di siti e non trovavo belli stock consistenti di telefoni. Quindi sono andato su un sito che si chiama Freelancer, dove tu praticamente scrivi, mi serve un script in Python che faccia questo e quello, e ti rispondono 200 indiani e ti dicono te lo faccio io per 10 euro, te lo faccio io per 20 euro, eccetera. Quindi ho scritto, mi serve qualcuno da Shenzhen, che mi trova, Shenzhen in Cina, che mi trova una manciata di telefoni da 310 usati. Mi hanno risposto un paio di persone e sto ragazzo mi ha ispirato fiducia e quindi abbiamo proceduto con l'ordine, abbiamo preso un bancale di telefoni. Se non che quando arrivano tutte le batterie erano giustamente vecchie di 10 anni e tutte quante erano guaste, praticamente inutilizzabili. Quindi come tappabuchi l'altro giorno abbiamo ordinato su Amazon tutte le piccole batterie che vedete, che avete sui vostri badge, che quindi hanno una capacità ancora consistente perché sono nuove. In più abbiamo preso dei power bank per integrare per chi invece avesse voluto tenersi a batteria l'originale e comunque poi se avete bisogno, cioè, su Amazon si trovano ancora, basta cercare BLC2 che è il codice della batteria e ce ne sono. Altre domande? È bello vedere un telefono destinato al mercato cinese con dentro scritto Made in China. Sì, tutti gli sticker dietro sono ovviamente super fake. Sì? Ah, beh, è una bella soddisfazione, sì, beh, quando ancora Nokia era grande. Bene. A posto. Grazie, attenzione. Grazie.